a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi ho comprato La Repubblica e direi che oggi La Repubblica la potremmo chiamare l'ossessione per i grillini, perché nelle prime 11 pagine ci saranno almeno 6 o 7 articoli che hanno bisogno di sfogare l'odio di Repubblica e del PD nei confronti dei 5 Stelle, i quali evidentemente, portandogli via voti, danno molto fastidio, sai com'è. La destra, con la destra si può parlare perché tanto si alleano e non gli portano via voti. Con i 5 Stelle è un po' più dura perché gli portano via voti e in più non ci si alleano nemmeno, quindi sono proprio il demonio fatto a persona. In particolare, cosa sta succedendo? Sta succedendo che da alcuni giorni i grillini stanno facendo ostruzionismo per la questione della Banca d'Italia. Sulla pagina Facebook di Scazzo Moderato ne ho già parlato, scrivendo qualche post e illustrando un pochino la situazione. Oggi in particolare faranno praticamente l'ultima votazione e i grillini hanno già dichiarato che faranno una serie di interventi sfruttando tutti quanti i 10 minuti che hanno bisogno, in maniera da allungare i tempi all'infinito, perché se si passa la mezzanotte il decreto decade. Ora, qual è la questione? La questione è che il governo, ricordiamoci che è un governo fatto di centrodestra e centrosinistra messi insieme, quindi il PD e Forza Italia, MCD, tutta quella gente lì che un po' sono divisi, un po' sono rimessi insieme, ancora non si è capito, hanno fatto un decreto legge in cui mettono insieme la seconda rata dell'IMU, che non si dovrebbe pagare, e l'operazione finanziaria di Banca d'Italia, per il quale alcuni investitori privati si troveranno le loro azioni all'interno di Banca d'Italia, che varranno molto di più di quello che già valgono. E in più potranno entrare nuovi investitori, praticamente si sta svendendo Banca d'Italia, che è uno dei tanti patrimoni pubblici che non c'è assolutamente bisogno di svenderlo. Il Movimento 5 Stelle, che sono fra i pochi in Parlamento che si leggono tutto quanto, perché gli altri parlamentari votano sì quando gli dicono di votare sì, votano no quando gli dicono di votare no, ma non se le leggono nemmeno le leggi, hanno letto bene il decreto, hanno visto la porcata che sta facendo il governo con Banca d'Italia, che è un favore alle altre banche, perché è un favore soprattutto a Unicredit e Unipol, che sono i primi che trarranno vantaggi. Addirittura quelli di 5 Stelle hanno calcolato che i vantaggi che trarranno Unicredit e Unipol da questa operazione finanziaria saranno 7,5 miliardi di euro, molto di più dei soldi che comunque entrerebbero con la seconda rata dell'IMU. Cosa è successo quindi? Che loro, i 5 Stelle, hanno detto questa cosa qui non va votata, e Repubblica, guarda caso, cosa sta facendo? Scrive un sacco di articoli dicendo che gli italiani dovranno pagare la seconda rata dell'IMU per colpa dei 5 Stelle. Non è proprio così, è un po' diverso. Cioè, tu mi hai infilato delle porcate sotto il titolo seconda rata dell'IMU e pretendi che io accetto tutto. Non funziona molto. E infatti, per esempio, l'articolo di Umberto Rosso, che già il titolo, già il cognome è tutto un programma, dice: le condizioni però di queste critiche che stanno muovendo i 5 Stelle non sembrano porteranno, col rischio di questo ostruzionismo, a far saltare il provvedimento, con la conseguenza del possibile pagamento della seconda rata della tassa sulla casa. Questa cosa qui viene ripetuta almeno 3 volte da altri giornalisti all'interno di questo giornale serissimo che è Repubblica. Peccato che poi uno, se guarda un TG un pochino magari meno schierato col governo, come può essere quello di Mentana, e ve lo linkerò poi sempre sulla pagina Facebook, vedrà che dopo l'intervento di Franceschini, il quale appunto ha ribadito questa panzana galattica, Mentana stesso dice: scusate signori, ma mi sento di aggiungere che non è proprio così, perché se anche oggi il decreto IMU Banca Italia dovesse saltare, domani basta un consiglio dei ministri di 2 ore per rinnovare solamente il decreto sull'IMU e chiudere la questione. Quindi non è vero che se anche questo saltasse allora bisognerà pagare la seconda rata dell'IMU. Al massimo il governo potrebbe fare qualcos'altro, sempre che non voglia fare apposta a far pagare l'IMU, la seconda rata dell'IMU, agli italiani, spacciandola poi per una colpa dei 5 Stelle. Fra l'altro ricordiamoci che c'è già la TARES, che è un'IMU mascherata, perché è una maggiorazione di tutte le tasse che c'erano prima, che andavano a riguardare le case singole. C'è un altro articolo, sempre sulla Repubblica, pagina 13, che vi vado a leggere, di Valentina Conti, e dice: l'eventualità sembra concreta e plausibile, cioè che la Camera non riesca a convertire in legge il decreto IMU Banca Italia, adesso è diventato IMU Banca Italia,
perché ormai i 5 Stelle l'hanno tirato fuori, ma quando è arrivato all'inizio in discussione si chiamava solo decreto IMU, tanto per dire. Rimettendo così in pista la seconda rata dell'imposta sulla casa che quel provvedimento cancellava, gli italiani saranno dunque costretti a pagarla? Ora, qui non spiega niente, cioè non, quello che ho spiegato io adesso, che ci sono due cose all'interno e che una delle due è una porcata inguardabile, la Repubblica non lo spiega. La Repubblica semplicemente dice agli elettori: ah, guardate, i 5 Stelle sono dei pazzi psicopatici che vogliono farmi pagare la seconda rata dell'IMU. Poi ci sarebbe un altro paio di articoli, tipo, e questo anche lo vado a mettere perché è interessante, a pagina 6, Sebastiano Messina parla dei collaborazionisti, ovvero che essendoci un paio di parlamentari espressi a favore di un certo dialogo con il PD, qualcun altro ha detto no, col PD non c'è bisogno di parlare, e ovviamente subito Sebastiano Messina ha detto: ecco, i 5 Stelle infatti sanno solo fare ostruzionismo, sanno solo dire di no. Invece dovrebbero concentrarsi, come fanno adesso, ad arrampicarsi sul tetto di Montecitorio, esporre cartelli in aura e chiamare boia il capo dello Stato. Ah, ovviamente qui ci sono altri 3-4 articoli solo su questa cosa del boia il capo dello Stato. E mica pensare che in Parlamento bisogna parlare con gli altri, no, bisogna solo gridargli in faccia ladri. Sai come, se uno è un ladro, magari gridargli in faccia ladro ogni tanto non farebbe male. La cosa particolare è che mentre a pagina, abbiamo detto, 6, questo Sebastiano Messina dice che i 5 Stelle sono solo dei buffoni che sanno dire no, arrampicarsi sul tetto di Montecitorio, e ricordiamoci che comunque l'essersi arrampicati sul tetto di Montecitorio ha portato al risultato di bloccare la riforma della Costituzione che volevano fare il PD e PDL. Senza di loro la riforma sarebbe andata avanti, sarebbe stata un'altra porcata di questo governo, tanto per dire. Ma andiamo avanti, poi a me mi sta sulle balle parlare sempre di queste cose, vorrei parlare anche di altro, però alla fine sempre qua si capita, perché le cazzate che vengono scritte sono così tante. Perché proprio a pagina 4, mentre a pagina 6 questo ti diceva che no, fanno solamente ostruzionismo e non discutono con nessuno, a pagina 4 c'è scritto che è stata approvata una legge, una norma per il voto di scambio mafioso, ovvero per quelli che promettono favori in cambio di ricevere voti dalla mafia, ci sarà un reato apposito che aggraverà le condanne su questa cosa. Da chi è stato votato? Indovinate un po'. Da PD, SEL e Movimento 5 Stelle. Ma come? Il Movimento 5 Stelle appoggia un provvedimento di legge emanato dal PD? Ma allora non sono gente che dice solo di no, allora quello che c'è scritto a pagina 6 è una cazzata, ed è una cazzata così grossa che viene smentita da un altro giornalista a pagina 4. Meraviglioso, meraviglioso. D'altro canto, invece, chi è che ha votato contro per una cosa, per una legge che andava contro i voti di scambio con la mafia? Ovviamente il centrodestra. Guarda caso, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, gli ex fratelli del PDL che si ritrovano sempre insieme quando si parla di giustizia. Addirittura c'è stato un commento proveniente da Nuovo Centrodestra, forse da Angelino Alfano, anche se Liana Millella non l'ha scritto proprio correttamente, e dice... Questo è un virgolettato di Angelino Alfano, mi sembra di capire. Se passa questa norma finiremo tutti in galera e saremo in balia delle procure. Norma che è passata grazie anche ai voti del Movimento 5 Stelle, quelli che secondo la Repubblica dicono sempre di no. Vabbè, che dire, è uno schifo inimmaginabile, perché veramente non ho commenti più che usare la parola schifo, non vorrei usare... altri termini, e non commenterò poi tutto questo cosa ha a che fare anche col capo dello Stato, visto che poi rischi di prenderti anche delle denunce. Ci vediamo alla prossima, state informati, ciao!